Giunto ad Ischia per partecipare con la sua città alla sfilata delle barche allegoriche alla festa di Sant'Anna, il giovane sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, ha voluto onorare la memoria di Domenico Savio, il fondatore del PCML, morto il 13 marzo del 2020, e lo ha fatto recandosi sulla sua tomba, indossando la fascia tricolore per onorarlo a nome di tutta la collettività bacolese. Dopo oltre 3 anni, per me è un onore essere qui accanto alla bara di Domenico Savio, la sua tomba. Ho avuto il piacere di poterlo salutare pochi giorni prima della sua fine, quando venne su terraferma in ospedale in uno degli ultimi giorni della sua vita, e ricordo che fu felice di potermi salutare. E oggi sono qui non solo come cittadino flegreo, come appartenente alla comunità napoletana italiana a cui Domenico Savio ha dato tanto, ma innanzitutto sono qui come sindaco di Bacoli, perché Domenico ha portato avanti le battaglie anche di tanti lavoratori e lavoratrici, di tante donne e uomini bacolesi, per il diritto al lavoro, per il diritto alla casa, per il diritto dei più deboli. La voce di Domenico Savio è stata una voce che è partita da Foriglio, è partita da Ischia, a cui mi auguro possa essere presto dedicato una targa, uno spazio, un luogo, perché ha dato tanto a questa comunità, ma è riuscita a riverberarsi anche su terraferma, da Bacoli ai Campi Freghetutti a Napoli. È stato veramente un punto di riferimento. Sono qui con forte commozione, che ripeto non è solo la mia, ma di tutta la comunità di Bacoli, che ringrazia Domenico Savio e la famiglia Savio per quanto ha fatto e per quanto continua a fare per i più deboli. Dopo la visita al cimitero comunale di Forio, il primo cittadino bacolese si è recato presso la biblioteca personale di Domenico Savio, dove il figlio Gennaro gli ha consegnato il premio internazionale Domenico Savio, assegnatogli nei mesi scorsi e che per impegni istituzionali non era ancora riuscito a ritirare. Ti leggo la motivazione del premio conferito a Giosi Gerardo della Ragione, fondatore e massimo rappresentante del Movimento Civico Free Bacoli. Sin da ragazzo si batte per la giustizia sociale e per la rinascita economica, sociale ed ambientale di Bacoli e di tutta l'area flegrea. Rinascita della sua città che da sindaco ha avviato con grande determinazione, senza farsi intimidire dalle minacce di morte subite dalla criminalità. Ha sempre dimostrato grande stima ed apprezzamento per le battaglie politiche e sociali condotte da Domenico Savio, soprattutto durante gli anni in cui il fondatore del PCML ha ricoperto la carica di consigliere comunale di opposizione nel comune di Forio. Al termine della visita alla biblioteca di Domenico Savio, all'interno della quale sono conservati oltre 6.000 volumi dedicati alla storia e alle lotte del movimento operaio e comunista di tutto il mondo, il nipote Simone ha donato a Giosi un bellissimo ritratto realizzato con le sue mani. Grazie mille Simone, lo faccio vedere anche. Veramente grazie, lo terrò in stanza. Anche questo. Perché mi è capitato anche di altri ragazzi, giovani, ma non solo, che mi donassero questa, se non una rappresentazione tra le più iconiche, nel senso che disegnare una persona è anche una dimostrazione di affetto. E quindi con Simone, che lo conosco da bambino, saperlo oggi ragazzino e ragazzo oramai, mi onora questo ulteriore premio.